comunale di Casoria da parte mia. Presiede il consigliere anziano, cioè il consigliere che ha portato più preferenze, che è Capano Andrea. Quindi procediamo con l'appello. Puccio Pasquale presente, Capano Andrea presente, Ivan Milati, mi hanno detto che c'è, Marra Luisa, mi pare che sia assente, Russo Angelo presente, scusate non mi ancora non riconosco, Talletto Salva presente, Migliore Carmela presente, Salma Sossio, Casolano Gennaro l'ho visto, Del Prete Giovanni l'ho visto, Pedrone Raffaele presente, Ramaglia Vincenzo presente, Danna Giuseppe c'è, Laezza Nicola c'è, Barra Giuseppe c'è, Russo Francesco, poi Capora, l'ex sindaco c'è, Pagliuca Su, la signora c'è, Devi Annunzio, ok, Ferrara Mauro, va bene, Cortese Gianluca c'è, Esposito Ossino, mi sembra di averlo visto, Santiago Giuseppe l'ho visto, Vignanti Elena l'ho vista, Pugliese Pasquale l'ho visto. Quindi sono tutti presenti ad eccezione di Marco Luisa. Quindi sono 23 presenti più il sindaco, va bene? Quindi seduta consigliare di oggi che è 26 luglio 2016 alle ore 10:40. Convocazione, assume la presidenza per Polania Capano. Prego, consigliere Capano. Chiedo scusa per prima se sono venuto in ritardo, troppo degli impegni sul lavoro mi hanno fatto fare l'attività. Comunque è da parte mia che prima di iniziare voglio fare gli auguri sia politicamente che personalmente all'amministrazione Fuccio, che oggi rappresenta i cittadini della città di Casoria. Quindi che cosa posso dire? Vi auguro un bocca al lupo a lui e sui consiglieri comunali, nonché ai consiglieri che per la prima volta siedono in questo in quest'ente, dove gli faccio i miei auguri personali di svolgere un buon lavoro. Questo è il mio auguro che faccio loro. Un augurio stesso va a noi che rappresentiamo l'opposizione, dove la città ci ha consolidati a fare le posizioni in questa città. E cosa dire per quanto riguarda noi, parlo a nome dell'opposizione che rappresento, la nostra sarà un'opposizione vigile, attenta e costruttiva anche sui problemi seri che arriveranno in quest'aula consigliare. Detto questo, passo subito all'ordine del giorno, un trovo a tavolo della Presidenza delle Comunicazioni che vado a leggere. Allora, la prima comunicazione è ripresa e video delle sedute del Consiglio Comunale della città di Casoria. Gentile Sindaco, gentile Presidente del Consiglio, come curatore del sito web Casoria ieri e oggi, edito dall'Associazione Culturale e Sportiva ACS La Libellula, vi informiamo che in tutte le sedute del Consiglio Comunale della nostra città porteremo e potremo essere presenti con attrezzature audio video per la registrazione parziale e integrale delle attività consigliate. Come indicato dal garante della prassi, la pubblicità di atti e seduti consigliari è espressamente garantita dal testo unico delle leggi sull'orientamento degli enti locali, decreto legislativo numero 267 del 2000, il quale demanda al regolamento comunale l'introduzione di eventuali limiti. Con la presente adempiamo alla norma che prevede che i presenti siano stati debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e delle successive diffusioni dell'immagine. La suddetta registrazione sarà messa a disposizione sul sito web in area legata al sito, offerta a televisione e radio che la richiederanno. Il nostro intento è quello di rendere un servizio alla cittadinanza,
Grazie della vostra accoglienza in Consiglio Comunale, porgiamo distinti saluti, Giuseppe Vibrato. La seconda nota che trova gli atti della Presidente del Consiglio è l'assenza per motivi di lavoro della consigliere comunale Luisa Marco. Di essere assente dal territorio di Casone del giorno 24 luglio 2016 al giorno 13 agosto 2016 per motivi di lavoro. Dunque la sottoscritta sarà assente dall'eventuale seduta del Consiglio Comunale. Si allega lettera di incarico al dirigente scolastico dottor Giovanni De Rosa. Fatto questo, passiamo all'ordine del giorno, dove ci viene impegnati tutti quanti qua. Allora, il primo ordine del giorno è la convalida degli eletti. Do lettura del verbale lasciato dall'Ufficio Elettorale Centrale, trasmesso i verbali dell'operazione dei propri lavori, con la comunicazione della proclamazione del sindaco del comune 22/7/2016 e dei 24 consiglieri comunali 11/07/2016 eletti a seguito delle elezioni amministrative che si sono tenute il 5 giugno del 2016 e turno di ballottaggio in data del 19/6/2016. Sindaco del comune di Casole, l'avvocato Pasquale Fuccio. Consiglieri comunali signori, lista italiana dei valori numero 26, Casolaro Gennaro e Carpola Vincenzo. Lista liberamente Casoria 3 seggi, Angelo Russo, Giuseppe Barba, Nunzio Domenica Delina. Lista al viso aperto, 2 seggi, Vincenzo Lamaglia, Mauro Ferrara. Lista insieme per Casoria 2 seggi, Giuseppe D'Anna, Gianluca Cortese. Partito Democratico numero 6 seggi, Ivan Nardi, Carmela Migliore, Nicola Arezza, Francesco Russo, Assunta Pagliuca, Orsino Esposito. Candidato a sindaco ammesso al ballottaggio, Giuseppe Santini, risulta non eletto. Lista Uniti per Casoria, un seggio, Raffaele Petrone. Lista Campania Libera, tre seggi, Andrea Capano, Luisa Marra, Rosalba Talletti. Lista Unione di Cinque, un seggio, Giovanni Del Prete. Lista di colpisti, Casoria, un seggio, Sosso Sani. Liste non collocate, liste Movimento 5 Stelle, un seggio, Elena Mignani. Lista Casoria a tutti, Colore della Libertà, Pugliese, Casoria unica, un seggio, Pasquale Pugliese. L'articolo 41 del comma del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che nella prima seduta del Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti. Visto il decreto legislativo numero 267 del 2000, in particolare gli articoli 55 e 68 a capo, relativi alle condizioni di incompatibilità e eleggibilità e di incompatibilità degli eletti, che tutti hanno reso formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione messa e prevista. Acquisito il parere tecnico dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000, parere tecnico contabile di Consiglio Comunale, con voto unanime espresso per alzata di mandi da parte dei consiglieri presenti a voto.